Buon pomeriggio Novelas a tutti voi, siamo pronti a bere il caffè, nel frattempo che aspettiamo la nuova puntata su TV 2000 di Rosa Selvaggia, e allora noi siamo prontissimi a darvi tante curiosità, come questa, come delle liti e delle amicizie che sono nate sul set di Rosa Selvaggia. E allora a te la parola Marianna, e noi con pomeriggio Novelas vi aspettiamo a sabato prossimo, sempre alle ore 15:30, ciao! Buon pomeriggio a tutti amici di Telenovela Serie TV Music, siamo ormai quasi giunti alla fine di questa avventura nel mondo di Rosa Selvaggia e oggi vogliamo dedicare la puntata alle litigate più memorabili della telenovela e quindi scritte dagli autori e quelle che ci sono state realmente sul set tra alcuni attori del cast. Rosa Garcia, lo sappiamo tutti, è una protagonista molto peperina, la vediamo spesso coinvolta in qualche rissa nella quale deve difendersi da chi le manca di rispetto. Il conflitto nella telenovela tra Rosa e Leonella lo conosciamo tutti. La perfida Villareal fa di tutto per strappare Riccardo dalle braccia della Selvaggia. Questa rivalità però ha superato la finzione, in quanto all'epoca delle riprese di Rosa Selvaggia girava voce che la Mercado, interprete di Leonella, dalla puntata 48 in poi, avesse una relazione con Enrique Niembro, papà di Michel, secondo figlio di Veronica Castro. Questa relazione è sempre stata smentita dalla Mercado, ma Veronica ha assicurato che i due si sono frequentati e che non ha mai digerito la cosa. Sul set, infatti, il clima era sempre super teso quando le due attrici dovevano girare una scena insieme. E c'è una scena in particolare che vogliamo rivedere insieme, che anche il resto del cast ricorda ancora oggi, quella del ristorante, quando Rosa sorprende il suo amato Riccardo con Leonella, appunto. Leonella, ma perché questo? Sì, hai ragione. Perdonami, Riccardo, è stato un impulso. Forse è meglio tornare al tavolo. Sì, sarà meglio. Non voglio che ti arrabbi con me. No, non ti preoccupare. Non lo sono affatto. È questo? È questo il tuo appuntamento importante d'affari che ci avevi? Rosa, ma che ci fai qui? Vuoi fare il maschio? A te non te ne basta una sola, di la verità. Disgraziato, ma scalzone! Ma Rosa, vedi, io... No, non mi assicuri niente. Con questo fagotto che c'hai vicino, non mi vorrei ancora venire a raccontare che si tratta di un appuntamento d'affari. Ma fammi parlare, tutto questo ha una spiegazione. Non voglio nessuna spiegazione, Riccardo, non voglio nessuna spiegazione. E io invece voglio darte. Lasciami. Per favore, Rosa. Hai paura dello scandalo, è vero? Beh, allora preparati, perché adesso ti vado a servire. Perché questa sera io ti armo un tale scandalo che te lo ricorderai per tutta la vita, hai capito? Per favore, Rosa, lascia che io ti spieghi. Tu lo ami questo, di la verità. Tu questo lo vuoi per te? Beh, io te lo regalo! Tieni dello stretto, è per sempre, perché tanto... Ma che cosa c'è fatto? Che hai fatto? Mi vuoi fregare il marito? Signora, brutta cornuta! Lasciami in pace, lasciami in pace! Rosa, chiaro che non sei altro! Aspetta. Lasciami! Ascoltami, fammi parlare! Chiedilo a Candida, a Ruggero, non è affatto come non la pensi... Non devo chiedere proprio niente a nessuno, a me mi basta quello che vedo! Siete due disgraziati, due zozzoni, e mi fate solo schifo! E tu sei volgare come sei! Volgare, volgare però per bene, e non come te, volgare ci sei tu! Ma te lo sei visto quel vestito che porti? Ma te lo sei visto che c'hai tutto il sedere di fuori? Ma guarda come non sei vestito! Non c'hai nemmeno un po' di vergogna, di la verità! Io sono una donna di classe! Ma sta zitta, quale classe? Questa, vero? Ma no, certo, tu c'hai la classe! Bravo! Sta ferma! Lasciami! Non mi toccare, Riccardo, lasciami! A me non me la fai sotto il naso! Tu sei riuscito con questa dopo tutte le promesse che mi hai fatto! Tu hai ricominciato a prendermi in giro, Riccardo! Ma non ti illudere di passartela liscia, perché mi venga un colpo se non ti ricorderai di me per il resto della tua vita! È inutile che continui a minacciare! Sei solo una selvaggia ignorante! Così selvaggia da non lasciare nemmeno che lui ti spieghi! Mi avete stufato! Disgraziati! Signora, la metta giù quelle mani! Non mi difendere, io non ho bisogno di essere difesa perché io mi so difendere da sola. Aspetta, Riccardo, mi occupo io di Rosa. Vieni.
In questa scena Veronica, piena di risentimento, ha colpito Felicia più di quanto fosse previsto dal copione ed è stato Guillermo Capetillo a fermarla. Veronica, dopo i fatti, non si è mai dichiarata pentita di quello che aveva fatto. E a proposito di schiaffi e litigate varie, la Mercado ha recitato con l'altra Leonela di Rosa Selvaggio, ovvero Edith Gonzales, nella telenovela Sì, mi amor del 1984. In una scena della telenovela le due dovevano venire alle mani. Felicia si avvicinò ad Edith e le disse che le avrebbe dato uno schiaffo per finta, ma Edith rispose che non era d'accordo, perché solo dandole uno schiaffo vero avrebbe sentito il calore e l'emozione giusti affinché la scena fosse più credibile possibile. E così la Mercado le diede un vero schiaffo e la scena fu perfetta al primo ciak. Felicia Mercado ricorda Edith Gonzales come una delle migliori attrici messicane di tutti i tempi. E continuando a parlare di schiaffi, non possiamo non parlare ancora una volta di Laura Zapata, Dorina Linares nella telenovela. L'attrice ha dichiarato che non amava affatto girare scene di litigi e che in particolare gli schiaffi le provocavano attacchi di risata, anche della durata di 15-20 minuti, che non le permettevano di concentrarsi e di proseguire con le riprese, tanto da ricorrere spesso a delle controfigure. E adesso voglio darvi una curiosità che riguarda proprio il personaggio interpretato da Laura Zapata. Ricorderete sicuramente che Dorina Linares, insieme al suo Federico Robles, partono per l'Italia. Ebbene, in una scena in cui vediamo Federico Robles al telefono, viene inquadrato il televisore dell'albergo. E guardate un po' cosa viene trasmesso in TV. Ebbene sì, vediamo proprio Albano e Romina cantare Felicità al Festival di Sanremo. Concludiamo questa puntata dicendo che sul set di Rosa ovviamente non ci sono state solo liti, rivalità, sono nate anche delle bellissime amicizie come quella tra Veronica Castro e Magda Guzmán che nella storia interpreta Tommasa. Le due erano solite appartarsi durante le pause tra un ciak e l'altro per chiacchierare e fumare. La Castro ha sempre ammirato tanto la Guzmán e lavorare con lei è stato un onore oltre che un immenso piacere. L'attrice purtroppo si è spenta all'età di 83 anni il 12 marzo 2015 e in Italia l'abbiamo vista anche in Laura, in Nozze d'Odio, in Cuore di Pietra, Valeria e Massimiliano, ma è stata protagonista di tantissimi successi della TV messicana. Prima di salutarvi vi do un'altra curiosità che riguarda proprio Magda Guzmán. All'interno della telenovela Rosa Selvaggia sono apparse anche la figlia e la nipote, tre generazioni di attrici appartenenti alla stessa famiglia, ma le tre non hanno condiviso alcuna scena insieme. E voi, lo sapevate? Continuate a seguirci perché vi aspettano altre puntate ricche di curiosità. Alla prossima, ciao!